La figura del paziente esperto e formato è cruciale. Nella prospettiva che mi è tipica per il ruolo che svolgo, che è quella dei comitati etici, il ruolo del paziente è stato riconosciuto fin dall'inizio. Le normative sui comitati etici prevedono la partecipazione del paziente fin dalle prime forme di comitati etici. Il paziente esperto è un valore in più rispetto al paziente. Perché? Perché il primo requisito di eticità è la scientificità e il paziente quindi deve avere le nozioni, gli strumenti, le conoscenze anche scientifiche per valutare i protocolli oggetto della richiesta ed esprimere quindi un parere che sia fondato anche su principi di metodologia della scienza sufficientemente solidi. Per questo non basta la partecipazione del paziente, ma è importante che sia un paziente formato. L'evoluzione del paziente all'interno dei comitati etici è parallela all'evoluzione dei comitati etici stessi e anche all'evoluzione della ricerca scientifica. Noi andiamo sempre più verso una medicina cosiddetta di precisione, una medicina che si chiama anche personalizzata. In realtà io credo che tutta la medicina debba essere personalizzata, ma quello che è importante è che siamo in una prospettiva in cui ci sono non solo più i grandi numeri dei clinical trial, ma ricerche sempre più individualizzate. Per questo il paziente è particolarmente importante. E poi c'è un altro motivo che ha accompagnato questa evoluzione. Nei comitati etici abbiamo assistito a un percorso storico che li ha portati da una funzione di autoritas più una funzione di burocratica, di approvazione dei protocolli di ricerca. Bene, il paziente esperto in questo percorso è stato prezioso per mantenere anche quel ruolo veramente di espressione di pareri fondati e centrati sulla persona e non soltanto rispondenti a leggi o a disposizioni amministrative burocratiche. Prendo un impegno con grande piacere e molto volentieri, perché come centro di coordinamento nazionale dei comitati etici noi abbiamo necessità di questa collaborazione. Nel centro di coordinamento, che è composto da 15 esperti nominati dal Ministro, ci sono almeno 2 rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello nazionale dei pazienti. In realtà ne sono poi stati nominati 3. Ma la collaborazione con i pazienti è necessaria, non solo importante, ma ripeto, necessaria, perché se vogliamo veramente fare qualcosa di utile operativamente, noi non possiamo lavorare da soli, dobbiamo collaborare con tutte le realtà che sono coinvolte in questo percorso, le istituzioni, i pazienti, i ricercatori. Solo da questa condivisione ne possono scaturire delle valide decisioni e delle valide procedure.